Analgesia e sedazione in età pediatrica. All'ospedale San Donato di Arezzo sono arrivati esperti da tutta Italia per il corso di formazione nato dalla necessità di aggiornare i medici dell'emergenza, ma anche pediatri e rianimatori, sui nuovi armamentari farmacologici relativi all'analgesia e alla sedazione dal neonato all'adolescente. Un convegno molto molto importante che vede insieme pediatri ospedalieri, anestesisti, rianimatori, medici dell'emergenza intorno a un problema molto pratico, che è quello della sedazione del dolore nelle procedure dolorose del bambino in qualsiasi setting, pronto soccorso, reparti di pediatria, e sedazione, analgosedazione, sedazione anche per procedure di immagini. È un argomento particolare e delicato, ma in verità le risorse farmacologiche, non farmacologiche, chiamiamole in senso lato, sia tecniche che culturali, permettono al giorno d'oggi di garantire un'analgesia e una sedazione efficace con un profilo di sicurezza molto buono in tutta la popolazione pediatrica. Possono essere trattati sostanzialmente tutti i tipi di patologie, nessuna esclusa. È chiaro che ci saranno dei bambini più fragili che richiederanno dei protocolli particolari. Non ci sono delle vere e proprie novità sostanziali, ma abbiamo dei farmaci sempre più maneggevoli. Uno di questi si chiama dexmedetomidina, farmaci che non deprimono il centro del respiro, che permettono un'autonomia ventilatoria del bambino molto buona, con un profilo di sicurezza eccellente.